tecnico Caridi dello Stilo Monasterace. Mister, buonasera. Buonasera. Di rientro da questa trasferta con tre punti in tasca importantissimi, perché davvero vi posizionate in una zona quantomeno tranquilla, sicuramente dal punto di vista psicologico, anche se si è solo all'ottava giornata, ma soprattutto si torna alla vittoria dopo tre sconfitte. Scusami, non ho capito la domanda perché non prendeva bene. Dicevo che siete tornati alla vittoria dopo tre sconfitte, quindi siete posizionati anche in una classifica, tutto in una posizione tutto sommato tranquilla, ecco. Anche se siamo solo all'ottava giornata, è chiaro che però psicologicamente già vedersi là è più... No, a prescindere dalla classifica l'importante era tornare a vincere, perché comunque le ultime tre partite abbiamo portato a casa 0 punti, quindi la cosa più importante era quella di tornare alla vittoria. Non era una gara da sbagliare questa qua? Sicuramente, comunque da Paolana... è stata una partita secondo me discreta, e quindi non mi è dispiaciuto sinceramente. Poi nel secondo tempo sinceramente potevamo fare di più, il passivo poteva essere anche più largo, ecco. Abbiamo approcciato molto bene, quindi questo era quello che mi interessava. Abbiamo chiuso la partita già nel primo tempo e quindi poi nel secondo è stato più facile. Matteucci sul rigore, Figliomeni, la terza marcatura invece di... Pronto? Sì, mister, dicevamo Matteucci sul rigore, Figliomeni, ci manca la terza marcatura. No, Rocca, Matteucci sul rigore, Rocca il primo tempo. Figliomeni il 3-0 nel secondo tempo. Sì. Quindi ci mancava Rocco in pratica. Sì. Va bene, quindi 3-0 e si guarda avanti, che è prossimo avversario il Bocale, una squadra che sicuramente è ostica da superare, anche se si gioca in casa, tra virgolette. Ecco, la situazione campo, voi c'è sempre il solito problema. No, il Bocale sicuramente verrà a fare la partita che dovrà venire a fare, quindi... noi prepareremo la partita in modo di cercare di vincerla come sempre, e poi il campo dirà se l'abbiamo preparata bene o no. Ecco, mister, chiaramente una vittoria aiuta a lavorare, dà maggiore serenità ai ragazzi. Come li hai trovati soprattutto in questa settimana? Guarda, ti dirò, noi abbiamo un ambiente abbastanza sereno. La nostra vittoria o sconfitta, diciamo che ci cambia poco, siamo stati abituati a lavorare a prescindere dal risultato, quindi quando non vengono è normale che magari c'è un po' di scoramento, però lavoriamo sempre con serenità e cerchiamo l'obiettivo, quindi mi dispiace solo che i ragazzi purtroppo, no purtroppo, nel senso ce l'ho per pochi giorni a settimana, perché siccome sto facendo il corso Corteggiano, li prendo dal giovedì in poi, ecco, quindi mi dispiace solo questo, però dai, stiamo rispondendo abbastanza bene. E questa esperienza di Corteggiano ci vuoi dire qualcosa? Vabbè, è un'esperienza di crescita che cercheremo di studiare per bene. Il più possibile, vabbè, la voglia di migliorarsi c'è, mister, quindi... Quello deve essere la base principale di ogni, di qualsiasi aspetto in qualsiasi lavoro.